Attraversando Central Park. Bene, iniziamo con questo brano, il secondo fascicolo. Questo è il primo brano del secondo fascicolo di Aaron. Dunque, quali sono le cose importanti da osservare prima di iniziare a suonare? Prima di tutto, vediamo che qua, all'inizio del nostro rigo musicale, abbiamo il tempo che è indicato in 6 ottavi. Allora, il 6 che è scritto sopra ci dice semplicemente che per ogni battuta noi dobbiamo contare fino a 6. E il numero 8, che invece sta scritto sotto al numero 6, ci dice, attenzione, ogni numero che conti vale per una di queste note qua, da 50 centesimi. Noi quasi sempre finora abbiamo trovato le note da mezzo numero, da 50 centesimi, da un ottavo, possiamo chiamarle in tanti modi, unite con questa barretta e appunto avevamo contato soltanto mezzo numero oppure una sillaba per ciascuna di queste note. Invece questo 8 che è scritto qui ci dice ognuna di queste note prende un numero. Infatti in una battuta queste note sono 6 e noi contiamo fino a 6. Volendo, possiamo anche contare, se è più facile, due volte fino a 3. Infatti le note sono raggruppate a 3 alla volta. Prima cosa, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e così via. Possiamo decidere noi se contare fino a 6 o contare due volte fino a 3, a seconda di quello che ci sembra più semplice. Allora, abbiamo anche un diesis sulla linea della nota Fa. Quindi ogni volta che la nostra mano destra e la nostra mano sinistra troveranno un Fa, dovranno suonarlo non sul tasto bianco ma sul tasto nero. Quindi non il Fa naturale ma il Fa diesis. Un'altra cosa, qual è la posizione da cui partire? È la terza posizione. Infatti vediamo che il mignolo della mano sinistra sta sul Sol e il mignolo della mano destra sta sul Re, che era appunto la nostra terza posizione, dove la mano destra e la mano sinistra stanno sopra le note Sol, La, Si, Do, Re. Allora, ci sono però due momenti nei quali i mignoli si devono un pochino spostare, ma lo vediamo man mano che suoniamo. Il primo rigo è abbastanza semplice, non c'è bisogno di nessuno spostamento, per cui le dita rimangono nella posizione da cui si parte. Suono prima la mano destra, poi la mano sinistra e poi le due mani insieme. Primo rigo, in questo caso conto ad alta voce. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E queste erano le prime quattro battute, cioè il primo rigo della mano destra, mano sinistra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vediamo che le prime due battute di tutte e due le mani si ripetono perfettamente uguali, quindi battuta numero 1 e 2 sono uguali alla 3 e alla 4. A questo punto suono il primo rigo con le due mani insieme. Era il primo rigo. Allora, nel secondo rigo c'è bisogno di prestare un attimo attenzione. La mano destra si deve muovere un attimo. Allora, noi vediamo nella prima battuta Re, Si, Sol, Re, Si, Sol.
Queste note re si sol le troviamo anche nella terza e nella quarta battuta di questo rigo. Questa seconda battuta è un po' diversa, le note qui sono mi, do, sol, mi, do, sol. Quindi cosa vuol dire? Che la mano si deve un pochino muovere, ma il pollice deve rimanere al suo posto, perché deve suonare il sol sia qui che qui. Mentre il mignolo, che prima doveva suonare il re, qui deve suonare il mi. Quindi la mano destra, in questo secondo rigo, fa questo spostamento. Dopo aver suonato due volte queste note, si sposta per suonare mi, do, sol. Dopo che ha suonato due volte queste note, ritorna al suo posto e per quattro volte suona ancora re, si, sol. Ecco qua, re, si, sol, due volte, mi, do, sol, mi, do, sol, quindi con la mano che si muove un po' senza però spostare il pollice, e poi di nuovo re, si, sol per quattro volte. Per la mano sinistra non ci sono movimenti in questo caso. Sol, si, do, do, re, è un re che vale per tutta la battuta, si. Suono le due mani insieme contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bene, fino a qua era stata la mano destra a suonare molte note, con la sinistra che invece ne suonava un po' di meno. Nel terzo e quarto rigo la situazione è al contrario, è la sinistra che suona molte note e la destra che invece ne suona un po' di meno. Nel terzo rigo, e poi vedremo anche nel quarto, è la sinistra che si sposta un pochino dalla sua posizione. La destra, quando poi è ritornata al suo posto qui, non ha più bisogno di spostarsi, tranne per l'ultima nota che poi vedremo. La sinistra deve suonare qui per questi tre gruppi di note fa, do, re, e noi avevamo visto che il nostro mignolo stava sul sol. Quindi in questo caso che succede? Il mignolo si sposta per andare sul fa e bisogna ricordarsi però che il fa è diesis e quindi si sposterà sul tasto nero. Da sol si sposta sul fa diesis. Possiamo scivolare con la mano un pochino dentro ai tasti neri, in maniera che per il mignolo sia più semplice raggiungerlo, perché sì, possiamo un pochino spostare il braccio, ma anziché spostare il braccio è molto più semplice avvicinarci ai tasti neri in questo modo. Quindi la mano sinistra si sposta in questo piccolo pezzetto, dopodiché ritorna nella sua posizione con il pollice che suona di nuovo, scusate, il mignolo, che suona di nuovo il sol, sol, si, re, per tutto il resto del rigo. Quindi suono le due mani insieme, anzi facciamo prima la destra, la mano destra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mano sinistra, ricordandoci questo piccolo spostamento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le due mani insieme. Ultimo rigo. Nell'ultimo rigo la sinistra si risposta nuovamente per il primo pezzetto, come si era spostata nel terzo rigo, di nuovo il mignolo deve andare sul fa diesis e dopodiché ritorna al suo posto perché in questa battuta deve di nuovo suonare il sol. Quindi il mignolo si sposta ma ritorna al suo posto dopo. Una piccola cosa, la mano destra dopo aver suonato
questo Sol, perché in pratica è una nota sola, sono legate, queste due si fondono insieme e diventano una sola nota, deve suonare quest'ultima nota che è un Sol. Quindi da questo Sol la destra fa un piccolo salto per suonare questo Sol. In pratica basta aprire un po' la mano e già con il nostro mignolo ci siamo molto vicini. Suono prima la mano destra. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. E la mano destra ha finito. Mano sinistra. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. La mano sinistra alla fine ha due note da suonare insieme, Si e Sol. L'ultimo rigo delle due mani insieme. A questo punto, tutto il brano, dall'inizio alla fine, con le due mani insieme.